numerosissime, come vedete, le scritte inneggianti a Faraca, l'unico corridore calabrese proprio di Cosenza, che era stato costretto ad abbandonare l'attività agonistica 2 anni fa in seguito ad un grave incidente. E ora mi alzo sui pedali come quando ero bambino, dopo un po' prendevo il volo dal cancello del giardino. È morto Pino Faraca, l'amatissimo ciclista cosentino che per molti anni ha rappresentato la Calabria nello sport delle due ruote. Se l'è portato via un tumore all'età di soli 56 anni. Si è spento, confortato dagli affetti più cari, nel cuore del centro storico della città, che ne ha seguito con passione le imprese al Giro d'Italia e di numerose altre gare professionistiche. Nel 1981 diventò il secondo calabrese di sempre ad entrare nell'elite del ciclismo e dalla prima esperienza della corsa in rosa indossò la maglia bianca anche in qualità di primo classificato nella graduatoria generale dei neoprofessionisti al Giro. In quella edizione, in classifica generale, ottenne un ottimo 11° posto, un risultato straordinario per un debuttante, tanto che fu impredicato di essere convocato in nazionale per il Mondiale di Praga. Purtroppo questa opportunità gli venne negata da una caduta rovinosa durante il Giro dell'Appennino. Entrò in coma per una settimana, ma riuscì a vincere quella sfida e a tornare in sella. L'incidente però lo segnò profondamente. Nel 1986 fu costretto a ritirarsi. Coltivava la passione per la pittura. A Cosenza era ben voluto ed amato da tutti, un personaggio entrato a pieno titolo tra gli eroi sportivi del capoluogo Bruzio. E già c'è chi ha proposto di intitolargli una strada cittadina. In fondo una salita è una cosa anche normale.